Grazie.
Ciao a tutti, ci rivediamo finalmente in un nuovo video. Come avete visto dalle immagini, ho provato in una breve uscita nel bosco il Pocket Bushman della Cold Steel, coltello folder molto molto ben fatto, molto ben costruito, molto solido, che diventa praticamente un coltello fisso. Vi parlo ora di quelli che secondo me sono i pregi e i difetti in relazione all'uso che ne ho fatto e che ho potuto apprezzare ovviamente. Vi do intanto qualche informazione sul coltello: è totalmente costruito in acciaio 420 HC per il manico e acciaio 4116 per la lama, quindi acciaio tedesco. Prima cosa che ho notato utilizzandolo è che l'apertura della lama è molto difficoltosa, perché il sistema di blocco che viene chiamato RAM Lock o RAM Safe Lock, brevettato da Cold Steel, nonostante sia estremamente sicuro, probabilmente uno dei più sicuri, se non il più sicuro, su un coltello folder, è particolarmente ostico da gestire. Armare il coltello risulta essere piuttosto duro, piuttosto difficile, proprio perché il sistema di blocco genera tensione anche quando il coltello è chiuso. E poi vi faccio vedere come non è semplicissimo nemmeno chiudere il coltello. Però c'è da dire che è un folder concepito per diventare quasi una sorta di fisso. Quindi per aprirlo e magari lasciarlo armato fino a quando non finiamo di lavorare, per poi richiuderlo. Vi do le dimensioni del coltello: è lungo complessivamente, quindi con lama aperta 26,3 cm. La lama invece è 11 cm, è lunga 11,4 cm, è molto. Effettivamente è molto duro da aprire. Quindi lama 11,4 cm di lunghezza totale, molto bella, finitura stonewashed, i piatti della lama sono completamente piani, non abbiamo quindi bisello, ovviamente micro bisellatura dove abbiamo il filo e punta clip point. Devo dire molto molto bella, che nel complesso dà un'ottima. Non lo fa sfigurare, diciamo, ha una bella linea come coltello. Quindi i bordi del manico sono stondati, nonostante questo tende a dare un po' fastidio nella presa a mani nude, soprattutto nei compiti gravosi, quindi consiglio di utilizzare dei guanti. Con i guanti non si hanno particolari problemi, il coltello si impugna bene senza fastidio. Per quanto riguarda invece il sistema di blocco, è un sistema di tipo RAM Lock, brevettato da Cold Steel, sistema estremamente sicuro. Tirando indietro viene a sganciarsi un perno che poi viene armato portandolo in avanti e va a bloccare il codolo della lama. Può essere utile anche, almeno io lo faccio solitamente, battere leggermente sulla parte posteriore per far penetrare bene il perno e assicurarsi che la lama sia effettivamente bloccata. Una volta bloccata, la lama praticamente si comporta come quella di un fisso, non presenta nessun minimo gioco né nei movimenti dall'alto verso il basso né nei movimenti di lateralità. Quindi davvero sistema molto 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 efficace di blocco lama. L'unica cosa è che, come è difficile armare il coltello, è difficile anche disarmarlo, quindi chiudere la lama. Dal momento che abbiamo qui
la parte finale del sistema di blocco che forma questa sorta di becco dovrebbe servire effettivamente per tirare il blocco all'indietro e quindi disarmare il coltello, ma è piuttosto duro. Vi faccio vedere, io solitamente lo chiudo così, quindi con il laccetto tiro indietro il perno, che quindi viene disarmato il sistema di blocco. Dopodiché vado a chiudere la lama. Il compito è reso un po' difficile anche dal fatto che il manico, essendo perfettamente liscio, quindi un acciaio perfettamente liscio, tende ad essere un po' scivoloso, quindi non è facilissimo effettivamente. Dopodiché la lama viene chiusa e il blocco fa nuovamente uno scatto in avanti. Impedisce in poche parole che si possa aprire accidentalmente la lama. Però rende piuttosto dura l'apertura, effettivamente. Molto sicura, quindi non si aprirà sicuramente quando il coltello è in tasca o in cintura, però piuttosto difficile da armare. Con le mani si fa senza problemi. Non vi ho detto lo spessore, 3,5 mm della lama, quindi spessore più che adeguato anche per le dimensioni del coltello. Devo dire che mi sono trovato molto bene, le capacità di taglio sono ottime. Ha perso pochissimo la lama con l'utilizzo di oggi, ha perso pochissimo nella parte centrale dove si sono create un paio di microcippature, ma davvero piccolissime. Non so se riesco a farvele vedere. Non credo. Comunque, de delle microcippature davvero molto molto piccole, ma mi è capitato anche con altri coltelli, con il legno che trovo al rifugio. Perché è un legno, non so esattamente co cosa sia, ma è pieno di piccoli nodi, micro nodi all'interno, quindi capita spesso che si vada un po' a cippare il filo, anzi si è comportato molto bene. Ora vi faccio vedere come taglio dopo l'uscita di oggi, quindi dopo quello che avete visto al video e poi anche l'ho utilizzato un po' senza riprendermi per fare delle tacche, per spaccare altra legna per il fuoco. Tendo a strappare un po' nella parte centrale, quindi va bene il filo prossimale. Qui tende a incepparsi un po' a questo livello dove si è un po' microcippato. Vediamo se stroppandolo un po' in diretta lo riusciamo a migliorare. Come acciaio in realtà è piuttosto buono perché ha ottime capacità antiossidanti, ovviamente ad essere importante è la tempra che gli dà Cold Steel, che dovrebbe essere una tempra, una tempra, credo la definiscano a freddo, comunque, un attimo lo dico subito. Sì, crio, una tempra crio, quindi effettivamente a freddo. Vediamo come va. Mi sembra che il filo vada meglio. Quella è costata da compagnia.
Ancora c'è un punto dove tende poco poco a strappare. Vabbè, dopo magari lo faccio con più attenzione. Ok. Questo era il video, tra virgolette, recensione del Pocket Bushman, coltello che reputo davvero davvero ottimo. Se volete un coltello piccolo, leggero, perché siamo sui, ve lo dico subito, 171 grammi, quindi piccolo, compatto, estremamente robusto, leggero, che ingombra come un chiudibile. Io utilizzo questo fodero che è praticamente un portacaricatore, ci va perfettamente il coltello. L'ingombro è davvero contenuto, lo mettete in cintura senza problemi, non pesa tanto. Quindi se volete un coltello che si comporta come un piccolo fisso, vi permette di fare magari un minimo di battoning, di non dico chopping, però vabbè, vi permette di fare qualche punta delle tacche, di spaccare un po' di legna per il fuoco, questo è davvero davvero ottimo. Il prezzo siamo attualmente sulle 39 euro, quindi lo consiglio senza problemi, prendetelo senza problemi, voglio dire. Potete anche solo uscire in escursione con questo e riuscite a fare il fuoco per cucinare, per tutto. Non ci sono particolari problemi, anche perché poi magari i ceppi più grandi li spaccate se avete un accetta o li tagliate con un seghetto, e con questo fate tutto il resto. Grazie per avermi seguito, ci vediamo spero ad un prossimo video, non so quando. Lasciate ovviamente un like, commentate se vi va e iscrivetevi. Grazie, ciao ciao.